e nuovamente riappropriamoci di quella completa attivazione delle strutture delle spalle, quindi distendi la gamba, sollevi le braccia, ti connetti con i muscoli del dorso premendo in basso, una resistenza immaginaria, ruoti l'omero all'esterno, attivando i muscoli della cuffia e dei rotatori e poi distendi le braccia in fuori, trikonasana, senza trovare alcun appoggio che semplicemente rievochi a livello immaginario. E a questo punto ruota verso la tua destra e posizionati sull'esterno della gamba destra. Bene, quindi Kapindyalasana è una posa che può essere ovviamente inserita nel flow, ok? Ma oggi vorrei che la eseguissimo in maniera più safe, più sicura, partendo dal basso. Quindi premi con la mano il pavimento lontano da te, la mano è oltre la spalla, comincia a percepire tutta la muscolatura laterale del tronco di destra attiva e ti sollevi, rimanendo in appoggio sul taglio del piede. A questo punto, premendo con il taglio del piede, solleva un po' di più il bacino, inizia a togliere peso dal piede della gamba piegata e vai ad afferrare il dorso del piede. Energizza la gamba sinistra ed estendi la colonna vertebrale, espandendo il petto. Quindi nel ricreare estensione mantieni l'addome leggermente attivo e poi fai ritorno.